Cesare Maggi è il pittore della neve e della montagna per antonomasia. Suggestionato da Segantini, elaborò una maniera stilistica che coniuga il divisionismo e la tradizione paesaggistica piemontese. Il maestro della luce e della poesia, al primo sopraggiungere dell'inverno, va in montagna e vi rimane fino a primavera inoltrata. Nel 1935 fu nominato docente di pittura all'Accademia Albertina, cattedra che era stata prima di Grosso e poi di Ferro. In questi anni Maggi cerca maggiore rigore. Il colore viene dato quasi per campiture monocrome. Il linguaggio si scarnifica fino all'essenziale. Maggi rimase un naturalista, coerente con se stesso, dipingendo le montagne in ogni vibrazione di luce e di ombra, ad ogni variare di ora e di stagione. Lo spettacolo della grandiosità della natura è evidente in questo paesaggio coperto di neve. La neve è soffice e morbida, viene voglia di camminarci sopra. Il bianco predomina su tutto, bianca la neve, bianca la luce. L'azzurro del cielo ancora, le ombre azzurre e il verde degli alberi sono i colori predominanti di questo dipinto. Maggi ama essenzialmente i toni grigio-verdi, grigio-azzurro e grigio-rosa. È la sua pennellata che crea la forma. Neve a Bardonecchia, 70%, olio su tela, opera firmata in basso a destra.